A questo punto vi lascio con la dottoressa Monica Battini che vi racconta un po' come possiamo misurare la qualità della relazione uomo-capra e vi farà vedere anche tanti bei video e se partono. Sì, Sì, infatti, speriamo. scusate, ma la mia presentazione è tutta a base di video, ma stamattina non funzionavano. Quindi, insomma, ci auguriamo, ecco, che possano andare. Ecco, scusate. Quindi, entriamo nel cuore dell'aspetto della relazione uomo-animale, quindi come la misuriamo. Quindi questo è il lato zootecnico, effettivamente. Abbiamo visto il lato psicologico, almeno parzialmente, che è abbastanza abbondante, diciamo, e adesso invece cerchiamo di capire come misurare il rapporto uomo-animale. Beh, innanzitutto, perché lo vogliamo misurare? Oltre per, come abbiamo detto, capire l'empatia dell'allevatore, ma c'è anche da dire che il rapporto uomo-animale è il cuore, o meglio, è uno dei tanti cuori della valutazione del benessere degli animali, perché non possiamo certamente dire che un animale stia bene se è sazio, ma se invece ha una cattiva relazione col suo allevatore. Quindi è una delle tante componenti, non sarà l'unica, però vedremo che è molto importante e probabilmente nel futuro sarà sempre più importante. Ancora perché lo misuriamo? Perché sappiamo che una cattiva relazione uomo-animale ha degli effetti negativi sul benessere delle capre, in questo caso, ma in generale di tutti gli animali. Questo perché aumenta lo stress degli animali e ci interessa da un punto di vista di allevatori, perché molto spesso calano le produzioni. Ci interessa anche da un punto di vista etico, perché non vogliamo che i nostri animali, gli animali che vediamo tutti i giorni nel nostro allevamento, abbiano delle emozioni costantemente negative, come paura o timore. Una buona relazione, quindi coltivare una buona relazione con i propri animali, ha un effetto positivo non solo ancora sulle produzioni, ma ce l'ha anche perché aiuta gli animali a superare dei momenti, diciamo, di difficoltà che possono essere stressanti. Per esempio, se una capra viene isolata per un trattamento, ma sa di avere una buona relazione con il suo allevatore o in generale con le persone che la seguono, probabilmente sarà meno stressata durante l'isolamento, che è di per sé un evento stressante. O anche durante i momenti di dolore. Un animale, magari che subisce un trattamento veterinario, ma vicino a persone di cui non ha paura, si tranquillizza molto di più. E questo ci serve, sia perché è più facile gestirle, e perché per loro è appunto meno stressante, quindi sempre aggiungiamo questa componente etica. Ovviamente la qualità del rapporto uomo-animale può anche essere neutra. Non è detto che sia per forza positiva, quindi dove ci sia un piacere dall'animale, nei confronti dell'animale. Io parlo dal lato animale, non dal lato allevatore. Non è detto che ci sia per forza un piacere, non è detto che ci sia per forza paura. Può anche essere semplicemente neutra. Ecco, diciamo, in questo senso non abbiamo quei vantaggi di una relazione positiva, ma non abbiamo certamente neanche gli svantaggi di un'eccessiva paura o fuga, insomma, da parte degli animali nei confronti del proprio allevatore o delle persone in generale. Che cosa però misuriamo davvero quando vogliamo misurare la qualità del rapporto uomo-animale? In teoria noi vorremmo misurare la percezione che gli animali hanno nei confronti delle persone, però le percezioni non siamo ancora in grado, o comunque in generale sono molto molto difficili. Quindi abbiamo bisogno di strumenti più pratici, qualcosa che noi possiamo veramente misurare, il tempo, la distanza, o anche eventualmente dei parametri fisiologici, poi vedremo. Quindi misuriamo un approccio, se questo magari è volontario, o se invece si verifica una fuga, o verifichiamo dei segnali, per esempio, di stress, magari manifestati da parte degli animali. Le vocalizzazioni potrebbero essere uno di quei segnali. Noi quello che misuriamo e che ci interessa non è la singola interazione, ma è il risultato di una serie di interazioni. È chiaro che un animale un giorno può manifestare paura nei confronti di un essere umano, come può mostrare una certa confidenza. Ma non è quella singola situazione che ci interessa, ma è il risultato di una serie di interazioni, positive, negative o neutre, che danno luogo a questa relazione. Quindi misuriamo proprio la qualità della relazione uomo-animale. Come lo facciamo? Diciamo ci sono tre tipologie principali di modi per misurare la relazione uomo-animale. Uno sono i test comportamentali.
Gli altri sono dei comportamenti, quindi non legati necessariamente a un test, ma l'osservazione di determinati comportamenti o parametri fisiologici, ancora i test attitudinali, quelli però diciamo sono rivolti chiaramente all'allevatore e sono una misura indiretta di quello che noi ipotizziamo possa essere la relazione tra l'uomo e l'animale. Ne abbiamo già parlato precedentemente, brevemente, ma ne abbiamo già parlato, non sarà quindi oggetto insomma di questa presentazione. Prima di dirvi che cosa effettivamente utilizziamo per misurare il benessere animale, vi anticipo che normalmente è più facile misurare gli aspetti negativi che quelli positivi, proprio perché è più complicato. Sono stati sviluppati molti più test che misurano la fuga degli animali e meno l'approccio, anche se non è completamente vero, ecco, magari sfatiamo alcuni miti. E un altro piccolo dettaglio che voglio aggiungere, che questo spiega molto anche chi può fare questi test, chi li mette veramente in pratica, è che gli animali sanno sia discriminare che generalizzare. Questo significa che possono avere generalizzano una relazione positiva con l'essere umano, ma discriminano e quindi c'è quella persona di cui hanno estremamente paura. Però la relazione in realtà è molto buona, pensiamo, hanno un buonissimo rapporto con l'allevatore, ma hanno il terrore del veterinario. Obiettivamente è normale, certe paure sono anche, diciamo, aiutano la sopravvivenza, quindi non c'è niente di strano. Ovviamente diverso sarebbe avere il terrore dell'allevatore tutti i giorni, costantemente, ed essere invece molto contenti quando arriva magari quella persona che è l'unica che parla dolcemente o li accarezza. Ecco. Però questa è una loro capacità, insomma, ed è importante da tenere in considerazione. Quello che noi vedremo in questa presentazione sono i test comportamentali, e non sono tutti, perché ne sono stati sviluppati tanti per diversi obiettivi. Quindi noi, insomma, io oggi vi mostro quelli più comuni, più semplici anche da utilizzare e anche validati. Questo è un altro dettaglio che è importante. I test comportamentali si dividono in tre categorie principali. Una categoria è la reazione che gli animali hanno nei confronti di una persona immobile, cioè un allevatore o un generale, un osservatore. Cosa fanno gli animali? Cioè questa persona immobile, si avvicinano, si allontanano, restano fermi. Un'altra tipologia di test è quella della reazione alla persona in movimento, è la persona che approccia l'animale. Cosa fanno gli animali? Scappano, restano fermi, si avvicinano a loro volta. E l'ultima categoria è la risposta alla manipolazione, cioè come si comportano quando vengono manipolati. I test che vi mostro oggi sono riferiti alle capre adulte. Molto spesso i test di manipolazione sono più per i capretti. Test adatti, sviluppati, validati per i maschi non ne abbiamo. Non è detto che alcuni di questi non possano funzionare, però diciamo non sono stati validati per questa categoria. Quello che vedremo è uno, perché ci sono dei video, nella prossima slide si è già impallata, senza neanche avere la slide pronta, fantastico. Allora, quello che vi faccio vedere è il test, scusate che devo guardare da una parte, oh, mamma mia, far partire, partirà? No, non parte. Sì, no, ammetto che non lo sappia, ma non c'è il mouse perché sono in una presentazione. Come si fa quando c'è quella presentazione? Aspettate, quella. Scusate, eccolo qua, no, si era incastrato. No, si era soltanto incastrato il mouse. Ecco qua. Allora, quello che vi presento è, diciamo, un test validato che è inserito in un protocollo europeo di valutazione del benessere animale, che tra i vari test, appunto, ha anche alcuni di rapporto uomo-animale, ed è un test che si verifica con persona immobile sconosciuta. Quindi noi vogliamo valutare più la capacità dell'animale di generalizzare la sua paura o meno dell'essere umano. Si verifica nel recinto familiare, ovvero non devo spostare animali in giro per altri spazi per valutare come si comportano, e la valutazione è di gruppo. Siccome noi non vogliamo di fatto, non è partito, Ok, siccome noi non vogliamo di fatto valutare lo spavento degli animali, quello che si fa quando si valuta questo test è quello di permettere agli animali di abituarsi alla nostra presenza. Quindi noi che cosa facciamo? Siccome siamo sconosciuti, ci avviciniamo al recinto, restiamo una trentina di secondi davanti al recinto prima di entrare. E una volta che siamo entrati ci posizioneremo nel lato più lungo. Vi sto raccontando proprio la metodologia, può essere utile magari qualche studente,
cioè qualche allevatore, insomma qualcuno vuole provare, ecco, questo test. Una volta che siamo entrati facciamo partire il nostro cronometro. Il test dura al massimo 5 minuti, quindi è un test molto rapido, ma può terminare nel momento esatto in cui il primo animale entra in contatto con noi, perché è un test di latenza. La latenza è proprio il tempo che passa tra l'inizio del test e quando si verifica un evento. E il nostro evento è una capra, la prima capra, che entra in contatto con noi. Abbiamo visto che questi test danno, diciamo, una buona misura di qualità della relazione uomo-animale, soprattutto ovviamente quanto più è breve il tempo di latenza, quindi quanto prima gli animali si avvicinano all'allevatore. Solitamente sotto i 24 secondi, è una misura, diciamo, che è stata calcolata, ovviamente è un numero che vi sembra un po' strano, però sotto i 24 secondi sappiamo che la relazione uomo-animale è abbastanza buona. Quello che vi faccio vedere, sì, ed è partito, è quello che può succedere. In alcuni casi, quando noi mettiamo appunto utilizziamo questo test, come potete vedere, alcuni animali entrano immediatamente in contatto con noi, in 6,92 secondi. Quindi questa è un'ottima misura. Noi sappiamo che tutti questi test possono avere anche, adesso intanto vi faccio partire un altro di questi test, noi sappiamo che tutti questi test possono anche magari dirci qualcosa sulla curiosità, è pochino meno sulla relazione uomo-animale, però in realtà, diciamo, provandolo diverse volte, verificando e validando, questo potrebbe essere il primo dubbio, magari una capra è particolarmente curiosa, validando e mettendo a punto abbiamo scoperto che questi sono indubbiamente, non soltanto noi, questi test sono stati validati anche da altri gruppi di ricerca, abbiamo scoperto che invece queste misure sono decisamente valide per indicarci la qualità della relazione uomo-animale. Questo video invece che vi sto facendo andare avanti, ora io lo fermerò, perché in realtà gli animali entrano in contatto con l'operatore, però dopo 141 secondi. Ecco, quindi lo faccio andare un pochino più rapido, semplicemente perché sennò, insomma, perdiamo troppo tempo a vederlo. Però questi due, come potete vedere, i risultati ci dicono qualcosa di molto, decisamente molto, molto diverso. Gli animali sono abbastanza curiosi, ma vedete, si avvicinano, però non sanno esattamente se possono entrare in contatto con noi. Alcuni di questi test misurano anche, per esempio, quanto tempo gli animali stanno in un arco di spazio di un metro e mezzo, con un raggio di un metro e mezzo, di mezzo metro, per vedere la prossimità. Tutte queste misure, comunque, alla fine ci dicono la stessa cosa. Se gli animali entrano in contatto, sono chiaramente più confidenti con l'essere umano. Che cosa anche sappiamo? Che non dobbiamo fissare negli occhi gli animali quando facciamo questo tipo di test, perché loro possono effettivamente percepirlo in una maniera diversa, non lo percepiscono come una sfida probabilmente come molti pensano, e in effetti stiamo per studiare anche questo paradigma dell'attenzione, viene chiamato, cioè che cosa fanno se le guardiamo o che cosa fanno se non le guardiamo, lo capiscono che stiamo guardando loro e che vogliamo che loro siano, diciamo, la prossima vittima dei nostri test. A proposito della curiosità, le prime volte che abbiamo messo a punto questi test, siccome si fanno in campo, si studiano, e si studiano nei contesti in cui ci si trova, ci siamo accorti che la presenza dei maschi poteva, diciamo, avere qualche effetto un po' negativo, ecco, sulla validità del test. In realtà i maschi solitamente sono molto, poi questi sono anche maschi abbastanza giovani, sono molto più curiosi, ed è lì che arriva il tema. E normalmente i vecchi sono più curiosi rispetto alle femmine, e quindi sono i primi ad approcciare, ma non è detto che abbiano necessariamente un miglior rapporto uomo-animale. E a volte però la presenza dei maschi impedisce, non è questo il caso, ma perché queste sono tante prove ripetute, la presenza dei maschi impedisce alle femmine di avvicinarsi. Quindi nel caso doveste svolgere questo tipo di test, sarebbe opportuno chiedere all'allevatore di spostare i maschi in modo tale che il test sia valido, semplicemente per quello. I maschi non sono un problema, a parte che disturbano, però il vero problema è che rendono il test semplicemente un po' meno affidabile. Non è l'unico test, il nostro, questo qua che vi ho presentato, che abbiamo presentato anche in un progetto europeo, ma esistono anche altri test che si possono realizzare, che però sono molto difficili, come potete vedere. A volte accadono queste situazioni in cui gli animali non sono abituati, le capre solitamente rispetto alle bovine, non sono abituate ad avere un operatore che si muove all'interno del recinto. Quindi questo tipo di spavento è lo spavento della novità,
non è necessariamente lo spavento o la paura delle persone, però è una novità talmente tanto grande. Pensate che normalmente quando qualche allevatore entra nel recinto magari le deve prendere per un trattamento, quindi loro hanno quel tipo di paura. Allora noi cosa stiamo misurando? Stiamo misurando la paura di essere catturate per un trattamento, ma non la qualità costante. Ed è normale, perché il trattamento loro sanno già, anticipano che potrebbe essere qualcosa di negativo. Questi test sono interessanti, non lo sono magari per un contesto di ricerca, non lo sono in maniera applicativa, ecco, se noi vogliamo fare appunto un protocollo di rapporto che includa anche il rapporto uomo-animale, questi test sono semplicemente troppo lunghi. In ultimo, sempre ringraziando i colleghi dell'Università di Torino, stiamo sviluppando, questo ve lo anticipo anche se insomma non abbiamo ancora dei risultati pubblicati, però dei test che misurino la qualità del rapporto uomo-animale nell'allevamento estensivo. Nell'allevamento estensivo, beh, innanzitutto non ci sono i recinti, e questo è il primo grande limite per cui non potremmo fare quel test di latenza che vi ho mostrato all'inizio. Ma l'altra questione è che l'allevamento estensivo mette un po' di distanza tra l'allevatore e gli animali. Gli animali si sentono, tornano a essere un pochino più selvatici. Quindi fare un test classico di attesa che l'animale si avvicini, magari in ettari di spazio, non si vede perché l'animale dovrebbe avvicinarsi. Approcciarli noi fisicamente, meno che mai, perché quello indurrebbe probabilmente molta più paura nella specie caprina, in altre specie magari si riesce a fare. Quindi questo test qua, che è stato un po' mutuato diciamo sulla specie ovina, misura la reazione degli animali alla normale routine dell'allevatore, quando l'allevatore le richiama per unirle in gruppo, magari prima della mungitura, quindi valuta quello, valuta quindi se gli animali quando l'allevatore li chiama scappano, se arrivano di corsa, se entrano in contatto. Ecco, quindi è un test completamente diverso, è uno di quei test che valutano però effettivamente l'approccio dell'animale e meno l'approccio della persona. Io ho terminato, ce ne sarebbero milioni di test da raccontarvi, però spero di avervi dato almeno una piccola, qualche novità, ecco, sui test. Se avete domande, comunque, grazie mille. Le domande in realtà pensavo di farle tutte nella discussione finale, anche perché così cerchiamo di stare un po' nei tempi e quindi ecco che ce la facciamo.